Grazie al professor Altieri. E ora passo la parola a Aida Trentalance, che è membro del forum molisano a difesa della sanità pubblica e di qualità Molise, nonché oggi presente qui per portare appunto una testimonianza e una presentazione di un nuovo coordinamento che si costituirà domani durante questo importante evento, attuare la Costituzione è un dovere inderogabile, ovvero il Comitato Nazionale Sanità, di cui sono appunto soci fondatori. A te la parola, Aida. Buongiorno a tutti. Allora, io intanto, dopo dotti interventi, porto qui la parola dei cittadini organizzati nei comitati salute o sanità. Mi ricollego all'intervento del professor Ferrara, che non ha potuto completare a causa del tempo, per dire che in seguito a quanto lui ha esposto e su cui concordiamo pienamente, è accaduto anche dell'altro, nel senso che di mezzo, cioè oltre, c'è stato il decreto Balduzzi, il quale basandosi su criteri numerici non tiene in alcun conto, intanto è un processo di riorganizzazione e di efficientamento, ma basandosi su criteri legati ai numeri non tiene conto delle realtà territoriali e di conseguenza, a partire dalle zone disagiate, non c'è più un pronto soccorso in situazioni in cui questo fa la differenza tra la vita o la morte, o per quanto riguarda patologie tempo dipendenti. Un altro argomento, un altro elemento di privatizzazione del sistema è quello che riguarda la presenza del privato accreditato in sanità. Non sono un economista, niente affatto, ma è evidente che quando in un sistema nel quale già il pubblico deve produrre profitto, l'aziendalizzazione, e il privato è concorrenziale, è evidente che si crea un principio di concorrenza che porta il privato a fagocitare il pubblico, nel senso che il mercato è questo, nonostante si creino le malattie, come abbiamo appena sentito, per avere il mercato che presuppone la malattia, per realizzare il profitto sulla malattia. Ecco perché non c'è prevenzione. Ora, più che analizzare ciò che accade, vorrei trasmettere qui ciò che contiamo di fare. Accade intanto che la sanità pubblica, quella per la quale, attraverso la quale si attua l'articolo 32, l'università delle cure, quella da cui il cittadino può esigere l'attuazione dell'articolo 32, è di fatto smantellata, sebbene in forme diverse nelle diverse regioni, perché le storie sono diverse e la gestione regionale è diversa e storicamente anche diversa. Il peggioramento è per tutti. Naturalmente è ancora tollerabile dal punto di vista dell'utente laddove c'era una sanità eccellente, rispondente ai bisogni. Laddove era già negativa, naturalmente siamo al collasso. Nel piccolo Molise assistiamo a morti evitabili, cosa che non accadeva fino a qualche anno fa. E questo accade in molte altre realtà italiane e anche Napoli. C'è da dire anche che tutto questo avviene secondo il criterio della rana bollita. I tagli, le privatizzazioni che sono in aumento vengono presentate ai cittadini ignari, perché è complicato capire il meccanismo che sta dietro. Io l'ho capito grazie alla battaglia
fatta per difendere la nostra sanità e grazie al contributo di esperti, altrimenti, pur essendo laureata, non avrei capito cosa accadeva, perché non so cosa c'è dietro. Detto questo, quindi il tutto viene presentato come una migliore miglioramento dell'offerta, efficientamento, razionalizzazione. Quindi i tagli, le privatizzazioni, i fatti che purtroppo ciascuno singolarmente vive, gli eventi anche luttuosi, vengono presentati come un miglioramento, cioè si sta migliorando tutto perché c'è più efficienza e così via. Dall'altra parte, e cosa facciamo noi? A tutto questo la comunità ha risposto, perché dovunque in Italia, a cominciare dal profondo nord, si sono costituiti comitati che hanno lottato a difesa delle loro strutture ospedaliere. E cosa è mancato? La capacità di farne non la battaglia per il proprio particolare, ma una battaglia complessiva per l'attuazione della Costituzione, che richiede innanzitutto che si finanzi il Servizio Nazionale, perché di fatto c'è un definanziamento continuo, quindi dal punto di vista dell'investimento. Quindi è il primo punto. Il secondo, che è vero che la gestione è nazionale, ma la privatizzazione e l'attacco alla salute è mondiale, come siamo nel percorso del contro G8, che contro G7 che si terrà a novembre a Milano, e come Comitato Nazionale Sanità siamo qui dentro per dire che la privatizzazione avviene a livello mondiale attraverso tante cose, compreso l'accesso all'acqua, compreso l'accesso ai servizi essenziali come le fognature, compresa la questione del farmaco, dei costi o della non produzione del farmaco, che è quello che cura patologie magari scomparse dal primo mondo, ma che produce le epidemie nel resto del mondo. E che la privatizzazione avviene in paesi come i nostri attraverso la gestione del servizio sanitario, quindi in forme diverse, è un fenomeno globale e mondiale dovuto, come dice il professor Maddalena, al prevalere della finanza, degli interessi della finanza a livello mondiale. E in Italia avevamo un sistema solidaristico. Ecco perché riteniamo che si debba, affiancando il percorso, dentro il percorso di attuare la Costituzione, sviluppare a livello nazionale forme di lotta che sono già in essere, tipo il ticket sociale, cioè vale a dire il fatto che se il diritto alla salute è riconosciuto, se non ho i soldi per pagare il ticket devo ottenere ugualmente la prestazione, oppure istituire commissioni di controllo popolare delegate dai sindaci. Notare bene che i sindaci non hanno poteri decisionali in materia di gestione sanitaria, ma il cittadino delegato dal sindaco può verificare se c'è effettivamente o no l'erogazione dei LEA, e se non c'è, come non c'è in tante situazioni, bisogna chiedere l'applicazione della Costituzione. Attraverso le commissioni popolari i sindaci devono farsene interprete a livello istituzionale, e questo è il percorso che pensiamo di portare avanti. Ultima questione che voglio porre a questa assemblea riguarda la nostra regione, ma non per un problema regionale o localistico, per una questione appunto costituzionale. Il piano
di riorganizzazione sanitaria del Molise, dove il debito è stato grande perché è un luogo in cui il costo, come si diceva, diceva il professor Ferrara, il costo totale è basso perché il numero degli abitanti è basso. Questo piano di riorganizzazione che priva una regione, per esempio, della cura dell'ictus nel pubblico, che sposta i reparti del pubblico, quelli dei servizi essenziali come l'oncologia, nel privato e quindi che consegna una sanità regionale a direzione privata e peraltro neanche approvato dai tavoli tecnici, questo che è un atto amministrativo, come già ci ha detto il professor Maddalena, viene approvato con legge dello Stato nell'ultima manovra finanziaria e di questo noi investiamo la consulta giuridica perché ne faccia questione, che non è del Molise, può essere problema di tutti. Grazie. Grazie Aida.